L'incredibile storia della hostess che salvò una bambina dai suoi rapitori. Sono tante le persone che, purtroppo, hanno l'abitudine di voltarsi dall'altra parte quando assistono a situazioni insolite o potenzialmente pericolose. È un tentativo di tutelarsi da eventuali pericoli o semplicemente si cerca di evitare di dover poi testimoniare. Fortunatamente non è stata la stessa cosa per la hostess Sheila Fedrick, che ha vissuto un'esperienza davvero indimenticabile. A raccontare questa storia sorprendente è stata proprio la stessa Sheila, che ne è stata la protagonista. Quest'ultima, hostess di volo, ha raccontato che nel suo lavoro sugli aerei c'è quasi sempre un'aria di serenità e tranquillità. Le persone che viaggiano sono molto spesso felici perché stanno andando in vacanza, stanno raggiungendo i propri cari o semplicemente devono andare da qualche parte per lavoro o per diletto. Sheila, però, ha raccontato che non è sempre così e capita a volte di dover fare i conti con qualcosa di molto difficile. Un giorno, infatti, la Fedrick stava percorrendo il corridoio come ogni volta prima di partire per invitare tutti ad allacciare le cinture di sicurezza. Un uomo, vestito in maniera molto elegante, con al suo fianco una ragazza bionda che sembrava essere sporca e indossava vestiti logori, hanno attirato la sua attenzione. Sheila ha capito immediatamente che la situazione fosse molto strana e così ha provato ad avvicinarsi alla ragazzina, che l'ha guardata in modo strano. La hostess si è così rivolta all'uomo che viaggiava con la giovane, ma quest'ultimo le ha risposto con un tono molto aggressivo e non voleva dare alcun genere di informazioni. Sheila ha perciò avuto la conferma di ciò che sospettava e ha messo in pratica un'idea davvero brillante. È andata nella toilette, dove ha sistemato carta e penna. Poi è passata nuovamente accanto alla ragazza, facendo cenno di recarsi in bagno. In questo modo avrebbe potuto scrivere ciò che voleva sul fogliettino, e fu proprio così. La hostess trovò nel bagno le parole: "Ho bisogno di aiuto". Avendo ormai la certezza che qualcosa di molto brutto stesse avvenendo a bordo dell'aereo, Sheila ha avvertito il pilota di contattare immediatamente le autorità. Il volo è atterrato quando previsto, ma a destinazione c'erano già le forze dell'ordine pronte ad esaminare la situazione e a risolvere il problema. Effettivamente, emerse che la ragazza aveva 14 anni ed era stata rapita mesi prima. L'uomo era un trafficante di esseri umani e fu immediatamente arrestato. Senza l'attenzione di Sheila e il suo coraggio, probabilmente la fine della ragazzina sarebbe stata terribile. La hostess ha raccontato di avere poi ricevuto una telefonata dalla giovane, mesi dopo, che la ringraziò e sono ancora oggi in contatto. Trattandosi di eventi purtroppo abbastanza frequenti, l'assistente di volo in pensione Nancy Reward ha fondato l'organizzazione Ireland Ambassador International nel 2009. Grazie a quest'ultima vengono tenuti dei corsi per le hostess in maniera tale che possano imparare come fronteggiare e gestire situazioni sospette o di eventuale pericolo. Questa organizzazione sostiene anche la polizia doganale e di frontiera ed è tutto volto a cercare di limitare il traffico di esseri umani. Anche se ne parla poco, infatti, è un problema ancora oggi molto presente e pericoloso. 1,2 milioni di bambini ogni anno, secondo le Nazioni Unite, scompaiono e vengono sequestrati ad opera dei trafficanti. Si tratta della terza attività criminale più grande al mondo. Per questo è fondamentale intervenire sempre se si vede qualcosa di sospetto ed allertare le autorità. Voi che cosa ne pensate? Avreste agito come la hostess Sheila Fedrick al suo posto? A voi commenti. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, registrati al canale e condividilo con chi vuoi.